e Stefano Gargiulo, a 33 anni, e mandando una semplice mail ha conquistato Hollywood. Best Instrumental Album of the Year, o più semplicemente l'album che i Los Angeles Music Awards nel 2014 hanno decretato vincitore. Un percorso per niente scontato, quello di questo ragazzo che da Capodimonte è arrivato fino in America. Tutto è partito da una canzone, Lilith, composta per la compagna Miriam e dalla passione per la musica che ha coltivato da autodidatta. Ascoltiamolo. Ho avuto una sorta di vocazione, perché io non sono un bravo paroliere né probabilmente uno scrittore. Mi sono detto che devo trasmettere qualcosa al mondo, qualcosa che ho dentro, e ho trovato come, diciamo, capo espiatorio la musica. E quindi ho iniziato a comprare svariati strumenti, perché non conoscendo a fondo la musica, perché non ho studiato teoria, ho vissuto ogni strumento singolarmente. Vincere un premio nel mondo è una cosa bellissima, aggiunge il compositore napoletano, ma è ancora più bello essere riconosciuti dalla propria città. E d'accordo con lui l'assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente, che ha premiato il talento di Stefano Gargiulo con un riconoscimento a nome della città di Napoli. Oggi abbiamo voluto fortemente che la città desse un simbolo tangibile della fiducia che ripone nei giovani, perché se non crede in te la città nella quale vivi, chi deve credere? E allora in una giornata che è anche particolare, perché è la giornata dove ricordiamo Dario Scherillo, una vittima innocente della camorra e della faida di Scampia, e lo abbiamo fatto insieme alla sua famiglia a Pasquale stamattina, ci è sembrato ancora più forte dare una grande, come dire, spinta a chi invece porta il nome di Napoli nel mondo a livelli altissimi per quelle che sono la linfa vitale della nostra città, la creatività, la cultura, la bellezza, l'intelligenza.